Buon 19 dicembre a tutti! Sono qua. Ecco qua, oggi apriremo ben 2 cassetti. Mi piace il mio cerchietto di Natale. Vabbè, bando alle ciance che tardi, apriamo prima il 18, che era ieri, sì. Ho un problema, io non riesco più a ricordarmi che giorno è. Ok, ieri era il 18. Eccolo qui, dove l'è? Dov'è? Eccolo qui, no, non c'è, dov'è? No, davvero mi hanno rubato il 18. Dove sei il 18? Non c'è! 19 e lo tiriamo fuori. E il 18 dov'è? Oh madonna, Santa Lucia, aiutami tu. Eccolo qua. Il 18, eccolo qui. Vediamo cosa c'è. Cosa c'è? Ho preso solo la carta, bene. Ah, della Philip Kingsley, un altro prodotto per i capelli. Sì, questo, allora, il leitmotiv di questo calendario del Capavento sono i capelli, se non si fosse capito. Va bene, elasticizer, sì, booster, restoring conditioner, apri shampooing, riparatore. No, il francese non lo so, non è che l'inglese, però. Allora, quindi è un riparatore per i capelli prima da applicare prima dello shampoo, però dice conditioner. Vabbè, devo andare sul sito di Philip Kingsley a vedere meglio l'utilizzo e come fare. No, qua dice dietro c'è scritto solo balsamo ristrutturante. Va bene, quindi non è una maschera, è un balsamo ristrutturante. Un balsamo, un semplice balsamo. Ok, e il 18 lo rimettiamo al suo posticino. E adesso prendiamo il 19, che picciolino picciò. Quanto mi piace questi numeri neri. Dora. Questi numeri dorati sul nero. Molto 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 elegante, elegante. Un po' con mi verrà il nome? Il grande Gatsby mi ricorda un po', ma anche lo stile di questo calendario dell'Avent. E cosa ci sarà? Vedo Pluriball. Voi le schiattavate le bollette da piccolini? Io sì. Schiattare in napoletano significa schiacciare, rompere, far scoppiare. Ecco, schiattare e far scoppiare. Tipico anche quando ti dicono mi fate schiatto fegato, nel senso che hai fatto in modo che il mio fegato scoppiasse dentro di me. Va bene, ci ho detto, togliamo le bollicine, c'è Luvia Cosmetic Eyeshadow Palette. Questo è il mio dito. Una mini eyeshadow palette, vediamo un po'. 100% vegan e cruelty free. High performance pigmentation. Oh my god. Vediamo. Questa high performance di pigmentazione. C'è sempre il cacchietto che ci dà fastidio, va bene. Se qualcun altro lo dovesse aprire che non sono io, ce la potrò fare nella vita io ad aprire una cosa? Sì. Oh, mon Dio, forse vengono le forbicine, ma io ce la potrò, ce la farò. Ce la farò. Sì. Ok. Eccola qui, adesso la apriamo. È grande, tipo, sapete quelle scatoline con le limette dentro? Ecco, la grandezza è quella. Un duo, chiamarla palette mi sembra esagerato, però i colori sono molto belli. C'è anche lo specchiettino, questo che lo togliamo, ed eccola qui. Facciamo un mini swatch. Questo è il dorato. Vediamo il playoff, che poi sappiamo benissimo che poi dobbiamo vedere come si applica con il pennello e sulla palpebra, non sulla mano. Però giusto per avere un'idea dei colori. Sapete che vi dico? Io questo vorrei vedere subito com'è, e prendo un attimo un pennellozzo. Un bel pennellozzo da sfumatura, isto, e vediamo. Vedete come prende bene il colore? L'ho solo poggiato. Sfarina, sfarina un pochino, pochino, vediamo.
Intensifichiamo l'angolo esterno e lo portiamo verso l'interno. Molto bello questo colore. Questo colore matte è molto molto bello. Si vede la différence? La différence? Si vede la différence? Io direi di sì. E questo colore è molto bello. È un marrone cioccolato. Cioccolato. Lì dal video sembra un po' più caldo, ma in realtà è un po' più freddo. Perché mi cade sempre tutto dalla mano? Perché? Un'altra pubblicità. Ma proprio mo' che finito il video, tutte queste pubblicità. Basta! Ah. Vediamo, mettiamolo anche lì. Noel, Noel Jazz. Noel, che è la luce del cielo, nella notte divina è nato Gesù. Sì, mi piace questo colore ed è molto carino. Vogliamo vedere anche questo dorato, un tipo un oro antico, tra l'oro e il bronzo, veramente. Sotto avevo già un altro pigmento, però ecco, scrive molto molto bene. Io questi colori qua, così pieni di perla, preferisco sempre applicarli col dito. Col dito e poi con un pennellozzo pulito andare a sfumare il bordino superiore, in modo che non si veda troppo lo stacco, proprio perché il dito lo applica bello, bam, come se fosse una schiaffata di cemento sopra l'occhio, ecco. Ok. Sì, carini, carini. E questi sono i regalini di oggi e siamo arrivati al 19. Ci manca poco, eh? Voi siete tristi? Io sono contenta che arrivi Natale, sono contenta di andare a casa dei miei, però sono triste che sta fin... Cioè, che l'attesa è anch'essa una festa, no? Vabbè, lasciando discorsi tristi, io vi saluto, se vi va ci vediamo domani, se vi va, se ce la faccio anche io, ma spero di sì, credo di sì, e allora apriremo il cassetto di domani. Un bacio a tutti, ciao bimbi, ciao bimbe, ciao! Ciao!